Gran finale alla Maddalena per il festival La valigia dell'attore, incontro col regista Lucchetti, premio Volonté a Pierfrancesco Favino. Ci spostiamo alla Maddalena, dove si chiude oggi il festival cinematografico La valigia dell'attore. Stasera la consegna del premio Gian Maria Volonté a Pierfrancesco Favino. L'inviato è Francesco Riccardi. Io penso che ciò che sta avvenendo di molto sottile e sotterraneo è un cambiamento emotivo molto forte nelle persone, psicologico molto forte nelle persone. Reduce da una stagione di successi e premiato alla Maddalena con la Vela d'Oro in memoria di Gian Maria Volonté, Pierfrancesco Favino è attento a quelle che chiama le vibrazioni interne prodotte dalla pandemia. Da un lato il valore indispensabile della condivisione, dall'altro il lato oscuro dell'isolamento. È da queste contraddizioni che nasceranno storie anche per il cinema. Ci vuole sempre un po' perché poi questa cosa riesca a essere tradotta in una vicenda che narra di questo. Non sono le mascherine, non è il distanziamento, quello è, come direbbe Shakespeare, il vestito di questa cosa qui. C'è qualcosa di interiore, di molto forte e secondo me di abbastanza pericoloso, che può riguardare tutto quanto abbia a che fare con l'idea della condivisione. Io ho bisogno di condividere e voglio condividere, faccio un mestiere che è fatto di condivisione. Per me condividere con le persone le storie che noi facciamo è fondamentale, non vorrei mai pensare che questa cosa qui dovesse morire perché si può manipolare questo aspetto. Ecco, altra cosa è la sicurezza e su quello io sono il primo a essere un ligio obbediente delle regole che ci vengono date e ringrazio quelli che ce le stanno dando. La memoria di Volonté è anche nel lavoro di Daniele Lucchetti con il Valigia Lab per i giovani attori. Ma Volonté era un attore che è stato veramente un interprete nel senso di rilettura, interpretato, riletto i copioni. Secondo me lui aveva una capacità sovrannaturale di spingere agli estremi, in un estremo imprevisto quello che interpretava, un po' come quando Glenn Gould interpretava Bach. Tu senti Bach, non ti sembra Bach, ma è più Bach del vero Bach, ma questo è perché il grande interprete questo fa.